questo è un breve video tutorial sull'utilizzo della web app Quizalize. Quizalize è un'app dedicata agli insegnanti che permette loro di creare dei quiz personalizzati e di sottoporli agli studenti e poter vedere direttamente il numero delle risposte corrette e il numero delle risposte sbagliate. Anche gli studenti a loro volta possono creare dei quiz. Come prima cosa andiamo a cercare l'app attraverso un browser. Apriamo il primo risultato. Questa è la pagina principale dell'app che ci permette di iscriverci come insegnanti, come studenti, oppure anche di vedere un demo dell'applicazione dove si può rispondere a delle domande. A questo punto effettuiamo il login e iniziamo ad utilizzare l'applicazione. Per iniziare a inserire le domande, clicchiamo su Create a Quiz. Mettiamo un titolo al nostro quiz, ad esempio Capitali. Ed iniziamo a inserire le domande. Adesso creerò un breve quiz soltanto per mostrare tutte e tre le tipologie di domande che possono essere inserite. Ad esempio, la prima tipologia è quella di scrivere una domanda, scrivere la risposta corretta e scrivere altre risposte non corrette in modo tale che le risposte alla domanda sia scelta multipla. Mettiamo ad esempio che la prima domanda sia: qual è la capitale della Germania? In questa casella scriveremo la risposta corretta. Mentre in queste altre tre caselle andremo a scrivere delle risposte sbagliate. A questo punto andiamo a inserire una nuova domanda. Ad esempio, qual è la capitale della Spagna? In questo caso scriveremo soltanto una risposta, quella corretta, in modo tale che gli studenti dovranno riordinare le lettere per creare la risposta. Infine aggiungiamo una domanda nella quale inseriremo un'immagine. Aggiungiamo un'immagine e poi chiediamo una domanda riguardante ad essa. Ad esempio, chiediamo quale capitale è rappresentata nella foto. Scriviamo la risposta corretta. Per ogni domanda è anche possibile inserire la durata, cioè quanto tempo avranno gli studenti per rispondere alla domanda, e anche scrivere una spiegazione della risposta corretta. Salviamo il nostro quiz. A questo punto, cliccando su Give it to my class, riceveremo un codice che potremo dare agli studenti e con il quale potranno accedere al quiz e completarlo. Cliccando su Preview si può vedere un'anteprima di come vedranno gli studenti il quiz. L'insegnante potrà vedere le percentuali delle risposte corrette e delle risposte sbagliate date da ogni studente.